Rivoluzionare il mondo delle infrastrutture in modo sostenibile. Gabriele Gresta, noto anche come Bebop, ha un passato tutto aretino. Si è formato infatti all'Istituto Buonarroti Fossombroni prima di inseguire il sogno americano e collaborare con Elon Musk per costruire il treno supersonico. Bebop ha raccontato la sua esperienza ai giovani studenti seduti dove alcuni anni fa sedeva anche lui. È una grande emozione tornare ad Arezzo, nella mia città. Io da aretino, diciamo importato, però ho vissuto tutta la mia infanzia qua. I miei genitori che si sono trasferiti qua per un'opportunità di lavoro. E da ragioneria poi è partita tutta la mia carriera. L'emozione è forte perché poi torno in Italia con un progetto rivoluzionario, la possibilità di implementare la prima linea ad alta velocità. Abbiamo un progetto in Veneto che è appena partito e da qui spero che parta il più grande network della storia di Hyperloop. Preside oggi un prezioso momento di approfondimento per i suoi studenti. Sì, è una giornata bellissima. È una grande emozione vedere Gabriele Gresta fortemente emozionato, scusate la ripetizione, perché è un nostro ex alunno che ha frequentato questa scuola nella seconda metà degli anni Ottanta, che ha parlato ai nostri ragazzi dei suoi progetti e della sua storia imprenditoriale. Ma cos'è in poche parole la tecnologia di Hyperloop? Immaginatevi una capsula piena di persone, la mettiamo dentro un tubo, togliamo l'aria dal tubo così non c'è attrito e a questo punto possiamo muovere la capsula dal punto A al punto B a quasi la velocità del suono utilizzando una piccola frazione di energia. Non è fantascienza, lo stiamo realizzando.